La vita è un gioco che puoi vincere. Questo è il tema della serata. Un gioco che puoi vincere. Qualcuno mi chiedeva, ma proprio un gioco o possiamo considerare un atteggiamento giocoso? E io dico, ma no, ma mettiamola proprio sul gioco, il vero gioco, perché l'atteggiamento giocoso mi dà l'idea che sia una cosa seria e ogni tanto sdrammatizziamo con l'atteggiamento giocoso. Invece quello che dico è che forse non è così seria. È più relativo il tono drammatico che ci viene spontaneo usare. Con un atteggiamento giocoso abbiamo sempre l'impressione che ci sia una parte seria che prima o poi arriva. E invece io dico, ma prendiamola con calma, con distacco, vediamola come un bell'esperimento. Adesso abbiamo appena avuto un esempio delle difficoltà tecniche, era una cosa molto seria, prendiamola con distacco, per non parlare di cose più serie come le versioni storiche, come tanti libri autorevoli che sono messi in discussione. Dipende da come ci mettiamo noi. Poche persone capiscono questo punto, dice qualcuno. Eh sì, è vero. Se la prendiamo troppo sul serio, poi entriamo nella disperazione, ci viene voglia della rivalsa, diventiamo fanatici e la cosa allora diventa veramente complicata. Quando se la prendiamo come un gioco, dovrebbe essere più semplice, intendiamoci. Se penso al gioco del calcio, è qualcosa che viene vissuto drammaticamente quando in realtà è soltanto uno sport. E ecco un esempio di come può degenerare l'interpretazione che diamo. La proposta che io faccio è quella di darci delle regole in modo da poter vivere bene. Nel corso di questa serata voglio passarvi appunto delle regole. Cominciamo da questa considerazione. La vita è un gioco molto speciale che puoi vincere. Quindi apparentemente non ci sono delle regole. Tu nasci, non sai bene cosa fare, l'istinto non ti aiuta. Gli animali nascono, sanno riconoscere il territorio, sanno trovare le cose che servono per la loro sopravvivenza, noi non lo sappiamo. Nasciamo in una società, in una famiglia, dove ci dicono che cosa fare e dobbiamo imparare perché non lo sappiamo. Ma poi non è che le istruzioni che ci passano i genitori e la scuola siano poi così sicure, perché a loro volta i genitori e gli insegnanti si sono trovati prima di noi nella stessa condizione. E se prendiamo sul serio l'intera faccenda diventa estremamente difficile. Se la prendiamo come un gioco forse diventa più facile. La proposta che io faccio stasera è di prendiamola con un gioco, con rispetto per tutte le buone intenzioni di chi ci vuole indirizzare, aiutare, educare, perché io credo assolutamente nella buona fede di tutti. Anche il fanatico che si impone è in buona fede. Tutta quella carica che ha deriva dal fatto che gli sembra che ci sia poco tempo e deve dire tutto subito e gli sembra che gli altri non capiscono. Io credo che ci sia buona fede. Al tempo stesso credo anche che ciascuno di noi ha una visione molto ridotta di tutto quello che ci riguarda. Se è un'ipotesi, questo è un gioco speciale, allora se è un gioco possiamo anche vincerlo. Questo potrebbe essere un punto di partenza. Ma la prima difficoltà che si presenta subito, se accettiamo l'idea che sia un gioco, è che mancano le regole. Devi trovare tu le regole. Ecco perché dicevo, viene facile appoggiarci a qualcuno, chiedere un consiglio. Quindi da piccoli chiediamo ai genitori, cresciamo, vediamo cosa fanno i nostri amici, abbiamo dei modelli che ci sembrano vincenti, vediamo qualcuno che sembra più in gamba di noi, allora diciamo io voglio fare come quella persona. E le regole devi dedurle, devi trovarle tu. Poi magari a un certo punto della tua vita fai un bilancio e scopri che le regole che avevi trovato tu non sono poi quelle giuste che ti andavano bene. E insomma, la cosa non è semplice. E c'è da dire anche che se non hai le regole non puoi giocare, non puoi vivere. Quindi devi sapere che cosa fare. Questo è un paradosso.
Dicevo prima, gli animali nascono e sanno che cosa fare. Gli esseri umani nascono e devono imparare tutto su che cosa fare. E se non impari, non puoi partecipare, non sei accettato in società, non ti puoi costruire nulla. Non dico un futuro, ma nemmeno un presente, non riesci a stare lì. Allora, la cosa buona è che per aiutarti a trovare le regole ci sono delle indicazioni. Abbiamo il privilegio di ereditare almeno 2500, forse 5000 anni di storia documentata, dove ci sono persone che hanno già vissuto lo stesso tema nostro, si domandano che cosa conviene fare, che cosa si potrebbe inventare per stare meglio e hanno lasciato delle indicazioni. Abbiamo la possibilità di andare in biblioteca o consultare internet con intelligenza. E troviamo tante indicazioni. Questo è già un aiuto, quindi non è che dobbiamo proprio esplorare qualsiasi cosa che ci sono tra tutte quelle che ci sono. Io te ne voglio passare 10, ma attenzione, attenzione, ogni volta, lo voglio ripetere, ogni volta io suggerisco e invito chi ascolta a mettere in pratica per verificare se quello che io dico funziona. Quindi non ho assolutamente l'intenzione di dire che io sto dicendo la cosa giusta per sempre, perché se no non sarebbe più un gioco, la farei molto pesante, molto autoritaria e non ha senso. Non ha senso perché io stesso ho la percezione molto ridotta. Non so tutto lo scenario qual è. Io posso dire che in certe situazioni ci sono dei comportamenti che aiutano a vivere. Io dico che se il mondo sembra un caos, allora seguendo alcune indicazioni possiamo trasformare il caos in una situazione comprensibile. È come dire, vado al supermercato, ci sono tutti gli ingredienti, io ne scelgo alcuni e con quegli ingredienti torno a casa e preparo un pasto. Quindi non ho la pretesa di dire che quello è il pasto migliore in assoluto, però posso dire che sviluppando certe abilità posso selezionare alcuni elementi e ricavare un pasto. Allo stesso modo, selezionando alcune indicazioni, alcune risorse che trovo nel mondo, posso creare uno stile di vita che permette di stare bene. Ecco, questo è il punto di partenza, meglio chiarirlo subito. La vita è un gioco che puoi vincere, vincere vuol dire stare bene, sentirsi soddisfatti. Se queste premesse sono giuste, allora ha senso quello che sto per dire. In ogni caso, quanto dico stasera, quello che dico sempre va verificato per vedere poi se effettivamente nell'esperienza di ciascuno ha senso. Voi fate tutti gli interventi che volete, lo sapete, e partiamo. La prima indicazione che mi viene di suggerire è assegnati una meta etica, cioè vitale e altruista. Perché quando guardi la società, quando pensi a fare qualche cosa che ti metti in buona relazione con gli altri, automaticamente crei una rete di relazioni, ti consideri responsabile e dai una direzione alla tua vita. Quindi piuttosto che stare lì nel caos e domandarti come scansare i colpi, come evitare i dolori, e con questa apprensione sempre che possa arrivare il momento difficile, si può ribaltare la situazione dicendo va bene, nel caos io stabilisco che faccio questo, mi assegno una meta. E ho aggiunto una parolina importante che è etica. Etica, per come la intendo io, vuol dire vitale e altruista. Quindi l'etica è ciò che ci mantiene in vita, ciò che ci dà delle prospettive per il futuro e ci consente di stare in buoni rapporti con le altre persone, rispettandoci reciprocamente in una visione altruista. Quindi noi esseri umani, anche se siamo su un pianeta ostile, arriviamo ad un certo punto della storia, quando sono già state fatte tante cose e non tutte le scelte prese sembrano garantire delle buone condizioni per tutti. Ecco, adesso tocca a noi,
Adesso abbiamo il quarto d'ora di celebrità. Possiamo dire qualche cosa? Beh, usiamo questo quarto d'ora, questo breve soggiorno sulla Terra, per creare delle condizioni di stabilità, di pace. Questa può essere un'indicazione per trasformare il caos in qualcosa che abbia perlomeno una direzione. E così si dà un senso. Per giocare dobbiamo darci un senso. Se vogliamo giocare a pallone non basta un campo. Abbiamo bisogno di limitare il campo, di dire che giochiamo a pallone per un certo tempo, con delle regole. E così il campo grandissimo si trasforma, comincia ad avere un altro senso più utile. Questa potrebbe essere la prima indicazione, il punto di partenza, cioè dire io decido di fare qualche cosa di utile, qualche cosa di vitale. La seconda indicazione è impara quanto serve per realizzare quella meta. Quindi nel momento in cui io faccio un'analisi, magari mi sento in un momento di crisi e dico, beh, tutto quello che ho imparato fino adesso, il titolo di studio, le scelte che ho fatto, le persone che frequento, il mio lavoro, la mia cultura, non sono giuste. Non mi stanno garantendo quello che io volevo. Allora scelgo di darmi una meta più vitale, d'accordo? Il secondo passaggio è divento responsabile di quella meta. Quindi io la realizzo, io imparo a fare quello che serve. Qualcuno dice, io fisso una meta, il matrimonio. Ho una ragazza che vedo una volta alla settimana, la quale dovrebbe essere la mia futura sposa, ma ogni tanto mi rattrista il fatto che non riusciamo a vederci. Ecco, questo è un esempio di, tra virgolette, detto con rispetto, gioco. Quindi, tra tutte le persone possibili, due persone si scelgono e decidono di costruire una storia. Allora, che cosa si può fare in questo caso? Darsi delle regole vitali. Quindi, se il problema è vedersi, trovare una continuità, per dare un senso a tutto questo si può scegliere, perché la cosa buona da tenere sempre in considerazione è che abbiamo la possibilità di scegliere, abbiamo la possibilità di trasformare le situazioni, quindi non siamo la conseguenza di quello che abbiamo vissuto. Noi possiamo essere la conseguenza di quello che abbiamo vissuto, cioè io posso ripetere quello che sono stato addestrato a imparare. Al tempo stesso posso anche scegliere di modificare ciò che ho imparato. Quindi, se decido di frequentare una persona o se decido di avviare una carriera, posso scegliere di cambiare qualche cosa, anche se lo scenario sembra complesso. Lo sto dicendo sempre con rispetto all'interno di quel concetto di gioco. Quindi, con rispetto, anche se l'ambiente mi ha detto che non dovrei farlo perché nessuno l'ha mai fatto, posso rispettosamente cambiare le regole. Posso dire d'accordo, fino adesso è andata così, però io ho deciso di dare una svolta alla mia vita nelle relazioni, nel lavoro, nella gestione delle mie abilità. Quindi è possibile fare il cambiamento. La seconda indicazione ricorda come si riesce a fare ciò, cioè imparando. Quindi l'intenzione è il punto di partenza, dopodiché l'intenzione diventa la base per una preparazione, per una formazione, perché c'è bisogno di saper fare le cose. La terza indicazione è continua a imparare per tutta la vita. Mettiamoci in discussione sempre, lo dico a me stesso e lo dico come consiglio. Dobbiamo sempre vedere che cosa sta succedendo. Perché cambia lo scenario, cambia la tecnologia, cambiano le persone, alcune arrivano, altre vanno e quindi cambiano i rapporti tra noi, il mondo. Una buona strategia per riuscire a continuare a giocare è continuare a imparare per tutta la vita. Questa potrebbe essere un'indicazione utile, imparare per tutta la vita. Perché se abbiamo letto un solo libro e quel libro è la base di tutto, con tutte le risposte, rischiamo di non vedere le alternative.
rischiamo di fraintendere quello che può essere il progresso, rischiamo di non capire il punto di vista di qualcun altro. Qualcuno dice: mi piace imparare, studio sempre, e mi dicono che sono un pazzo, ma io credo che in questo gioco questa strada sia giusta. C'è sempre qualcuno che non è d'accordo, quindi il problema è che siamo tutti qua sulla Terra e ci domandiamo: ma che cosa fare? Questa è la domanda. Alcuni sembrano più sicuri di sé, dicono sicuramente si fa così, perché quella strategia ha funzionato. Io dico sempre: mettiamoci in discussione. Mettiamoci in discussione perché non sappiamo qual è esattamente il quadro generale. Però se ci diamo delle regole, allora il caos apparente in cui siamo può diventare un gioco. E quando c'è un gioco, allora comincia a esserci anche modo di esprimerci, di dire quello che sentiamo. Noi siamo degli esseri umani, siamo molto ambiziosi, ci piace sentirci importanti, dire delle cose utili, aiutare, essere importanti per qualcuno. È una sensazione molto, molto gratificante per noi esseri umani. Ed è difficile vivere in un ambiente dove non c'è modo di esprimere la capacità di affermarsi, la capacità di innovare. E allora la vita diventa triste perché siamo su un binario che ci dice: devi tutti i giorni fare questa cosa, e noi abbiamo la voglia di esprimerci. Io dico: prendiamola meno drammaticamente l'intera faccenda. Pensiamo che possa essere un gioco, potrebbe esserci una chiave di lettura differente. Se impariamo tutta la vita, ci concediamo di essere aperti alle novità, a quello che può capitare. La quarta indicazione è: analizza gli errori tuoi e gli errori altrui per riciclarli. Che cos'è un errore? Un errore è dell'energia che non è stata indirizzata nel modo in cui volevamo. Esempio pratico. Sto facendo un viaggio e a un certo punto sbaglio. Sbaglio strada. Non è che sbaglio strada, non è che la strada è sbagliata. Quella strada è giusta per arrivare da qualche parte. Sono io che non sono stato capace di amministrare quella strada all'interno del percorso. Quindi, se la prendo così, come una delle possibili alternative, e non come una cosa seria, il fatto che ho sbagliato strada non è poi così drammatico, e il fatto che altri sbaglino strada non è poi così drammatico. E con questo atteggiamento leggero posso riciclare l'energia. Quindi, anziché sentirmi bloccato nella strada sbagliata, posso pensare di imboccare quella strada in un modo diverso, rifare il percorso. Qualcuno dice: a volte non mi esprimo perché ho paura del giudizio altrui. E sì, la paura si aggancia al concetto di è una cosa molto seria. Se invece ti dico è un gioco, immagina, facciamo una partita di calcio. Se è il campionato mondiale è una cosa molto seria. E quindi se io sbaglio a fare il passaggio e non faccio gol, è una cosa molto seria. Quindi il giudizio altrui mi spaventa. Ma se invece è una partita di calcio tra amici e io sbaglio e tu sbagli, ma non è più un problema. Perché siamo innanzitutto amici, siamo innanzitutto lì per passare un'oretta facendo del movimento, ma non stiamo mettendo in gioco il nostro valore come persone. Questo è il punto. Qualcuno dice: bisogna essere più ambiziosi. Sì, ambiziosi sul piano dell'essere umano. Cioè, siamo stati addestrati a essere ambiziosi per lavorare all'interno di un sistema molto serio e non siamo stati resi ambiziosi nel scoprire le qualità della mente, le qualità del cuore. Non siamo stati addestrati ad essere ambiziosi nel rispettare i valori. Quindi l'ambizione sì, va bene per indirizzare la nostra energia. Il punto è avere un'ambizione vitale.
qualche cosa che non rende drammatico l'esperienza. Qualcuno dice spesso per ambizione si pensa soldi, successo. Soldi, successo sono dei modi per gestire le risorse. I soldi sono uno strumento per gestire le risorse. Il successo è una valutazione che ti permette di gestire le risorse. Se tu pensi di avere un certo successo in una certa attività, allora ti permetti anche di comportarti in un certo modo. Quello che voglio dire stasera è, al di là del concetto che uno può avere di sé, al di là dell'autostima, al di là del fatto che ci siano degli errori, io dico, la base, prendiamola con più leggerezza, facciamo una base di gioco, facciamo una base meno drammatica, quindi se sbaglio non è la fine del mondo, se sbaglio mi correggo, se ti accorgi che sto sbagliando me lo dici con calma, senza sopraffarmi, non è una lotta a eliminazione. Quindi puntiamo a questo tipo di ambizione, l'ambizione di essere umani, l'ambizione di essere vitali, di essere pacifici e costruttivi. Questo è un altro modo per interpretare i fatti della vita. Quello che sto proponendo è un quadro di riferimento, non una certezza assoluta, dogmatica, perché proprio ci aiuta la leggerezza. Facciamo un passo avanti con la quinta indicazione che è riconosci le risorse che puoi usare. Questo è un punto molto importante, riconoscere le risorse. Sulla Terra abbiamo tantissime risorse, possiamo fare parecchio se ci concediamo di accorgerci. Quindi quando siamo dalla parte dell'apertura mentale, delle possibilità, notiamo le risorse. E per essere così aperti con la mente dobbiamo avere un atteggiamento che esplore, un atteggiamento che è disposto a imparare, a scoprire, ad apprezzare. Questo è più facile se abbiamo un atteggiamento rilassato. Rilassato non significa non fare le cose che vanno fatte. Qualcuno diceva, intendo l'ambizione come un sentire della strada giusta, la strada giusta per noi che non è mai facile. Certo, la strada non è mai facile, hai detto bene. Quello che è una caratteristica di questo ambiente del caos è che non la percepiamo facile, proprio perché non abbiamo l'istinto. Se io nasco non è che ho l'istinto per fare un certo mestiere, devo imparare quel mestiere, anche se mi piace lavorare in un certo ambito, comunque il piacere. La passione è soltanto il punto di partenza che mi dà la direzione, poi devo prendere la mia strada. Qualcuno cita Steve Jobs, dice stay hungry, stay foolish, quindi sii affamato della vita, sii pazzo della vita. È un modo per mordere costruttivamente la vita, ma certo, quindi rimani vivo, mente aperta, stay hungry, quindi rimani affamato del sapere e della conoscenza e della saggezza, e in questo modo ti rendi conto che ci sono più risorse. Quando vedi che ci sono più risorse, allora ti rasserreni. Quindi l'alternativa, grosso modo, proprio per semplificare, è da una parte l'idea che ci sia soltanto una possibilità, o fai questo o sbagli. A scuola, dammi la risposta giusta, se no è sbagliato, e se è sbagliato sarai bocciato, non passi l'esame. E questa cosa ce la dicono da quando siamo bambini a quando andiamo all'università e al lavoro. Devi darmi la risposta. C'è la competizione sportiva, devi fare il primato. E detto così, c'è una sola possibilità, quindi una sola persona potrà dare la risposta. È un po' angosciante, anzi è molto angosciante. Lo sto dicendo in tono non drammatico, ma è angosciante. Se invece rimango con la mente aperta, se penso che ci sono tante possibilità, se penso che possiamo spiegarci, allora sono più rilassato e mi rendo conto che la risposta per una certa situazione è quella, certo, e intanto ci sono altre situazioni, altre risposte
possiamo mettere in moto un atteggiamento più costruttivo. Questo è un atteggiamento diverso. È un suggerimento per tirarci su di morale, perché quando siamo più rilassati, allora diventa anche più facile vivere. Quando siamo più rilassati davanti a un problema, abbiamo meno paura, quindi usiamo meglio la mente, usiamo meglio le risorse. Questo succede se abbiamo un atteggiamento più calmo. Un'altra indicazione che voglio passarvi è: considerati responsabile al 100% di tutto. Questo è un concetto importante, secondo me. Considerarsi responsabili vuol dire che se io noto un problema, se noto una cartaccia per strada che non ho buttato io sono parte del problema. Quindi, anche se non l'ho buttata io e se noto che quella cartaccia non deve stare per strada, devo trovare una soluzione. Se invece dico no, io sono seriamente impegnato in una sola attività, quindi non mi devo occupare di altro, se rimango molto rigido, non riesco a trovare delle soluzioni alternative. Se mi considero responsabile di tutto, che è un'affermazione che sembra esagerata, in realtà sto creando un atteggiamento costruttivo. Quindi comincio a domandarmi che cosa potrebbe fare la mia attività, la mia persona, il mio gruppo, quali alternative ci possono essere. Qualcuno dice: se non te la senti di rischiare per cose straordinarie, dovrai accontentarti di cose ordinarie. Sì, e ti devi accontentare di cose ordinarie che spesso sono un po' spente, sono un po' tristi. E accettano anche non soltanto la cartaccia buttata per strada, ma anche delle situazioni più complicate e più dolorose da sopportare. E allora, se invece mi considero responsabile, non mi accontento delle cose ordinarie, perché so che ho la capacità di creare qualcosa di straordinario. Posso credere in questo, ripeto, se lo faccio con un atteggiamento giocoso, se non mi prendo troppo sul serio. Perché se mi prendo sul serio dico: ah, allora adesso io risolvo tutti i problemi. Stasera io risolvo i problemi mondiali. Detto così, è un atteggiamento irreale, irrealistico, non mi porta a a delle soluzioni. Ma se mi concedo di pensare con calma, con distacco, con fantasia alle soluzioni, quindi mi considero responsabile ma non angosciato, ecco che esco dall'ordinario. Quindi qualcuno dice: mi trovo d'accordo sul fatto della responsabilità, essere responsabile di ogni aspetto della mia vita. Esatto, responsabile e aggiungo tranquillo, cioè so che ce la posso fare. So che non ho una sola possibilità della serie o passo l'esame o vengo bocciato e se vengo bocciato sarò criticato e questo mi costerà tantissimo. Ecco, togliamo questo aspetto così drammatico dell'errore. Qualcuno domanda: in ogni tuo video sei sempre positivo, non capita mai anche a te di vivere un periodo nero da farti vedere solo difficoltà? Tu in questa situazione come ti comporti? Usi il gioco? Io vivo costantemente in periodi neri, perché non mi sembra che sia un periodo facile in generale, ci sono delle sfide. Sto parlando di me privatamente, penso alla mia formazione, penso a come mi sono formato per anni con questa visione dell'essere umano. Una visione piuttosto umanista, piuttosto incentrata sul valore dello spirito. E adesso cambia completamente lo scenario perché si vede l'intelligenza artificiale che si combina con la biologia e sembra che il pensiero sia una concezione meccanica, cosa che dicevano i materialisti, ma adesso sembra che la loro tesi abbia ripreso vigore. Quindi, certo. Questo è un esempio di difficoltà in cui dico: oh, caspita, mi trovo in una difficoltà, quindi la mia preparazione come la gestisco nel nuovo ambiente?
oppure più semplicemente devo pagare delle cose, ci sono delle scadenze. E allora da dove escono i soldi? Come gestisco? Quindi non è che io vivo su una nuvoletta rosa. Il fatto è che non metto le difficoltà al termine del ragionamento. Quindi non è che un no costituisce la risposta finale. Il gioco è, va bene, in questo momento stiamo giocando, in questo momento se fosse una partita di calcio ho subito un gol, va bene, ma non è finita la partita. Quindi andiamo avanti a giocare, vediamo che cosa posso fare. Quindi, tornando al discorso di prima, la mia formazione umanistica, quale valore in più può portare in un scenario dove c'è l'intelligenza artificiale? Con le mie capacità, con le mie risorse, come posso creare un flusso di reddito? Se non sono stato chiaro con una persona, come posso spiegarmi meglio? Questo è l'atteggiamento. Di giocoso in tutto ciò c'è la voglia di non considerare l'aspetto doloroso come l'aspetto finale, quello che chiude tutto. Perché detto così diventa drammatico. Qualcuno chiede, appoggiarsi a Dio rende più sicuri di sé e aiuta a superare più facilmente i momenti difficili sapendo che hai a fianco un aiuto del genere? Oppure è meglio credere solo nella propria forza di volontà? Io dico che queste parole, definiamo Dio, definiamo appoggiarsi, definiamo momenti difficili, queste parole hanno creato tanti fraintendimenti. E io dico anche che quando io devo fare una cosa sono qua io. Quindi mi fa piacere sapere che ci possono essere presenze, aiuti, idee che arrivano, va benissimo. Io mi considero responsabile al 100% di quello che faccio e mi domando come posso fare qualcosa di vitale adesso. È un po' come dire. Ho fatto un incidente con l'automobile, si è rotto il motore e sto aspettando il carro attrezzi. E il carro attrezzi arriva dalla grande officina. Nella grande officina sono capace di ricostruire completamente la mia automobile. Va bene, perché loro sono bravi, d'accordo. Intanto, mentre io sono lì ad aspettare il carro attrezzi, metto in ordine lo spazio che ho mandato in disordine, quindi se con l'incidente ho sparpagliato i miei bagagli sulla strada, raccolgo i miei bagagli. Non dovrei farlo perché sta arrivando il carro attrezzi. Sì, d'accordo, ma metti che il carro attrezzi sia in ritardo. Allora cosa faccio? Mi do delle regole. E quindi una regola vitale è metto ordine nel caos. Quindi, anche se c'è la grande officina con il carro attrezzi, quello che faccio è mi considero responsabile al 100%, anche se non sono stato io che ho fatto l'incidente, anche se per una serie di motivi mi sembra che io non sono il responsabile. Con l'atteggiamento del considerarmi responsabile cambia il mio modo di vivere, si innalza la qualità della mia vita. Perché? Perché ha senso. Anziché aspettare il carro attrezzi, mi alleno, esatto, e mi do una direzione, do un senso. E anche se c'è stato un errore, un incidente, non è l'ultima parola, è stata una fase. Vuol dire che devo imparare a guidare meglio. Se si è rotto il motore, a causa della mia incapacità di mantenerlo efficiente, ho imparato anche questa lezione. Qualcuno dice cosa fare quando il gioco si fa duro da giocare nella vita? Questa è una bella domanda. L'ho detto prima, io sto raccontando il tutto con tono leggero perché scelgo di essere leggero. Ciò non toglie il fatto che alcuni momenti siano difficili. Per fortuna i momenti difficili non sono costanti. Per fortuna ci sono delle giornate veramente terribili, ma non sono le ultime giornate e non sono la maggioranza delle giornate. In quei casi, sapendo che ci sono, si superano meglio quando si è allenati. Allora il mio consiglio è, sapendo che il gioco si fa duro, è meglio usare anche le giornate di tranquillità apparente per potersi addestrare a fare qualche cosa che funziona. Questo è il mio consiglio.
altrimenti si rischia di trovarsi all'improvviso davanti a un gioco troppo duro. E qui rientra di nuovo nella responsabilità, cioè siamo partiti da uno scenario caotico e l'idea è stata quella del diamoci delle regole, con delle regole vitali riusciamo a organizzarci meglio il quotidiano. Giustamente qualcuno dice sì, ma quando la situazione del quotidiano è particolarmente difficile, sapendo che può diventare difficile, ci si allena. Non dico che diventiamo immortali e invincibili. Dico che un atteggiamento allenato alla flessibilità, alla revisione, alla conciliazione aiuta a trovare delle soluzioni. Quindi non sto dicendo che c'è il super aiuto, la super certezza. Dico che aiuta un atteggiamento aperto alle altre soluzioni. Qualcuno dice: è davvero difficile restare sobri mentalmente con questa società bizzarra. Sì, ecco perché è importante la crescita personale. Ecco perché è importante che ci diamo delle regole ogni giorno. Ciascuno deve darsi la sua meta e lavorare ogni giorno per la sua meta vitale, creando una rete di mete vitali coordinate con altre persone di valore, appunto perché la società bizzarra propone delle situazioni complicate che vanno al di là della normale complicazione. Cioè la normale complicazione è: hai un corpo fisico che si ammala, che invecchia, che diventa meno efficiente, tutti i giorni devi provvedere per nutrirlo, devi avere una casa e quindi già questo è impegnativo. Ma in più alcune persone, in modo bizzarro, inventano degli scontri, delle polemiche che amareggiano. Quindi diventa doppiamente difficile vivere. Ecco perché è importante scegliere di darsi delle regole vitali. Questo è stato il punto di partenza della chiacchierata che stiamo facendo insieme. Ripeto, non è la garanzia che ti mette al sicuro da tutti gli imprevisti. Ti aiuta un atteggiamento costruttivo. Qualcuno dice: e io penso che ho un posto fisso a tempo indeterminato, ma con zero crescita. E ora che ho scelto di andare in un nuovo lavoro, ma con meno persone, sento di fare la cosa giusta, perché finora mi sentivo vuoto. Va bene, l'importante è sperimentare, fa parte di quel mantenere la mente aperta, del rendersi disponibile. Va bene, sarebbe peggio non provare a fare le cose che si vogliono fare e poi pentirsi. Quindi si fa un bilancio, si fa un piano e c'è sempre un margine di incertezza, ma anche se stai lì, anche se stai nella zona comoda, non è che le cose funzionano sicuramente. L'inquinamento ti arriva anche a casa tua, anche se ti aspettavi che tutto fosse pulito. Quando ti dai delle regole etiche, allora riesci a procedere. Qualcuno dice: voglio uscire dalla zona di comfort. Va bene, sono delle possibilità. È un gioco, è una possibilità. Nella famosa partita di pallone voglio provare a calciare con l'altra gamba, quella che di solito non uso. Vediamo come succede, come mi comporto. Ma l'importante è la buona intenzione, l'importante è riconoscere che cosa mi mantiene in vita, farlo funzionare con un atteggiamento di fondo benevolo. Questo è il punto. Quindi ho voluto cambiare, ho voluto uscire dalla zona comoda e va bene, ho scelto di fare questo. La settima indicazione è: mantieni la mente aperta, ottimista, fondata sull'etica. È un po' la risposta anche a quello che si diceva prima, come si può rimanere calmi, sobri mentalmente con questa società bizzarra. Mantieni la mente aperta. Quando io vedo che qualcuno è agitato e crede veramente nella sua tesi, ma io capisco la sua buona fede. Certo, mi dà fastidio se si scaglia contro di me. Certo, ho una reazione, l'ho già detto prima, non è che io ho una vita semplicissima. Ma poi, a mente fredda, ripensandoci, ma mi rendo conto che ognuno di noi ha i suoi punti di riferimento. Quindi se nasci da questa parte del confine, ti raccontano che tu sei in un modo,
Se nasci dall'altra parte del confine ti raccontano che sei in un altro. E tu potevi nascere di qua o di là. E a seconda del posto dove sei nato ti si è costruita la tua identità. E poi tu hai fatto di tutto per avere quell'identità, per costruirla. E a un certo momento hai speso questa identità perché ti sei intestardito dicendo che la cosa deve essere proprio così, perché tu sai che è così. Ecco, tutta quella testardaggine deriva dal fatto che stiamo cercando un'identità. Stiamo cercando un punto fermo in un universo composto da elementi in movimento. E allora, visto che stiamo cercando tutti il punto fermo, il suggerimento che faccio è cerchiamo un punto fermo là, dove tutti vogliamo incontrarci, cioè nel rispetto, nella calma, nell'apertura mentale che dice: ma sì, possiamo andare d'accordo, vediamo di capirci. Forse non ho capito quello che mi hai detto, se me lo spieghi meglio, arrivo anch'io a capirlo, se hai pazienza, e io avrò pazienza a mia volta nei tuoi confronti. Ecco, questo potrebbe essere una struttura che dà un senso agli elementi. Poi rimane la varietà dell'universo, rimangono le differenti culture, le differenti ricette di cucina, quindi uno mangia il piatto che gli piace di più, chiaro. Una base però possiamo darcela. E anche se non tutti sono arrivati a questa conclusione, cioè il fatto che siamo tutti in cerca della verità, potrebbe essere d'aiuto l'atteggiamento costruttivo che dice: ma sì, facciamo funzionare questa nostra esperienza sulla Terra. Diciamocelo noi, perché ci saranno anche altre spiegazioni, non lo metto in dubbio, anzi ho già detto che ho soltanto una visione parziale dell'intero scenario. Quel che dico è che questo pezzetto di realtà che mi sembra di percepire potrebbe essere ordinato in modo armonioso. Potremmo togliere tutta quella parte aggressiva, inutilmente, dolorosa, inutilmente, e creare un nuovo modo di gestire la realtà. Questa è un'ipotesi. Penso che potrebbe essere il punto di contatto, anche se abbiamo delle origini diverse, perché io sono nato al di qua del confine e tu al di là del confine, e poi c'è quell'altro ancora. Va bene, però abbiamo in comune tutti il fatto che siamo degli esseri umani. Ecco, io dico quello. Quindi al di là della colorazione, del confine, della cultura, inventiamoci questa percezione dell'essere umano, cosa che non è stata messa in evidenza nella storia. Abbiamo cominciato a dire che esistono i diritti dell'uomo e che è giusto grosso modo rispettare certe cose. È giusto abolire la schiavitù? Bene, bene, io dico, lavoriamo di più su questi temi, perché diamo molta importanza ai soldi, alla paura, all'aggressione, alla politica, alle cose serie, quelle cose che sono assolutamente gravi, e soltanto nel privato giochiamo, e soltanto con gli amici giochiamo. Non andremo a giocare ad un colloquio di lavoro, perché le cose serie si fanno seriamente, con gravità. Ecco, io dico, prendiamo in considerazione la possibilità di portare quella benevolenza fuori dal gruppo di amici, anche all'ambiente di lavoro, anche a scuola, anche nella politica. Quindi non più la politica dello scontro, della vendetta, della rabbia, ma la politica del gioco. Qualcuno dice: non si gioca con il fuoco. E dipende, i fuochi d'artificio sono belli, dipende dalla tua abilità. Questa è l'indicazione numero due che ho dato. Impara a gestire la tua meta. Quindi non vado a provocare inutilmente perché non sarebbe rispettoso, l'ho detto prima. Quindi non è che vado con i fuochi d'artificio a provocare qualcuno che non ha voglia di vedere i fuochi d'artificio. Ma come essere umano, con l'intelligenza di essere umano, posso anche giocare con il fuoco. Ma questo sempre all'interno del rispetto, all'interno dell'armonia. L'armonia viene prima, l'etica viene prima. Infatti dico, mantieni la mente aperta, ottimista, fondata sull'etica. Quindi per fondarla prima deve esserci l'etica. Questo è il concetto.
Questo è il concetto. Mantieni la mente aperta, fondata sull'etica. E a quel punto allora possiamo rivedere pacificamente il modo di gestire tutto quanto. Quindi con meno drammaticità. Indicazione numero 8. Non cercare scuse, giustificazioni e piacere immediato. Questo è un errore che deriva dalla mentalità rigida. Cioè dire non posso fare questa cosa perché me l'hanno impedito, perché non sono capace, perché non ho tempo, perché non ho soldi, perché preferisco divertirmi adesso, sono discorsi troppo impegnativi. Ecco, io dico, mettiamo da parte tutte le scuse, le giustificazioni e diamo spazio alla realizzazione di quel bel modo di vivere che abbiamo in mente. Io penso che a tutti piace l'idea di andare d'accordo. Anche il fanatico che si arrabbia con l'altro lo fa perché secondo lui quello è il modo per arrivare a una situazione di pace. Prima si fa la guerra per poi fare la pace. Ecco, io dico, togliamo la parentesi della guerra, partiamo subito dalla pace. Quindi questa è l'idea. Lasciamo stare la scusa, dice no, ma adesso c'è troppa confusione, devo fare la guerra adesso. Ma no, lascia stare, partiamo subito dalla fase 2. Che è un po' l'esempio del carro attrezzi. Non aspetto che succeda qualche cosa, comincio già adesso a mettere ordine. Comincio già adesso a creare nel mio piccolo amore, verità e bellezza. Amore è la volontà di esserci, sono lì. Quando dici ti amo a qualcuno vuol dire sono qua, ti amo, sono presente, ti aiuto, e caspita, lo faccio per te, ti amo, sono qua. Bellezza è ciò che ispira. Quindi sono qua, ti amo, ti voglio far vedere delle belle prospettive e tutto questo è entusiasmante, coinvolge. E la verità è ciò che funziona. Quindi se questa cosa funziona la posso usare, allora è vera. Se questa cosa non funziona non posso usarla così, quindi non mi va bene, non è vera in questo contesto. Posso crearlo da subito. Posso crearlo anche nel piccolo, anche se non ho il controllo totale di tutto lo scenario, posso creare un piccolo spazio ordinato. Esattamente come posso mantenere pulito il mio tavolo di lavoro, pulito il pavimento della mia stanza e pulito il corridoio e la porta d'ingresso e il vialetto e tutto quello che c'è. Qualcuno dice, concordo sul piacere immediato. In passato spendevo soldi inutilmente per cercare un appagamento momentaneo e invece dopo mi sono pentito più volte. Diciamola così, diciamo che hai fatto esperienza. Quindi, il pentimento spero che non ti addolori. Spero che tu adesso con serenità possa dire va bene, ho fatto quell'esperienza. Non hai buttato via dei soldi, hai acquistato quell'esperienza, hai pagato per avere quel tipo di esperienza. Ma ripeto, tutti sbagliamo, eh? Non è che siamo qui, io ho ragione, quello ha torto. Ci aiuta un atteggiamento di gioco. Se uno si impone e dice no, io ho ragione, fa la guerra, caspita, è un po' uno scocciatore. Ma se durante i giorni tranquilli diffondiamo questa mentalità del la vita è un gioco, stiamo rilassati, parliamo di più, ci possiamo incontrare. E questo aiuta concretamente a evitare i momenti più drammatici. Cioè in un mondo di persone che comunicano si dissolve l'atteggiamento aggressivo. Quindi posso prendere l'iniziativa per andare incontro ad amore, verità e bellezza. Posso creare già adesso. Qualcuno dice il piacere immediato è noioso. Purtroppo si sta andando sempre più a un piacere immediato. E questa è una teoria che alcuni ci propongono perché dicono divertitevi. Sì, il bello è che abbiamo la possibilità di parlare. Stiamo facendo questo incontro in diretta grazie alla tecnologia. Grazie a YouTube, che ci permette di incontrarci anche se non ci conosciamo e anche se siamo sparpagliati sul territorio e possiamo registrare questo discorso e poi riascoltarlo, quindi ci saranno altre persone.
Quindi cogliamo questi aspetti. Succede, quanto ho appena detto, anche se in altri punti della Terra c'è della confusione. Concentriamoci sulla parte che funziona. Rendiamoci responsabili di ciò che funziona e guidiamo la nostra vita lì, nella parte che funziona. Prendiamoci la responsabilità di fare questo senza scuse. Indicazione numero 9. Prendi decisioni importanti a lungo termine. Quindi torniamo al discorso dell'allenamento e lo espandiamo. Quindi utilizzo questa giornata per allenarmi. Utilizzo questa possibilità per portare ad un livello di soddisfazione maggiore, più consistente, più rispettoso il nostro ambiente e tutto quello che ne consegue. Qualcuno dice pensiamo positivo, con la positività si vince. Sì, ti aiuta. Non risolve le cose la positività, però quando sei positivo, calmo, hai la possibilità di ragionare meglio. E le idee fioriscono quando c'è serenità. Durante i periodi difficili si fa molta fatica per tirare fuori le buone idee. Qualcuno dice il matrimonio potrebbe essere più sereno, certo, può essere più sereno il matrimonio, anche l'ambiente di lavoro, anche la politica, anche i rapporti con i vicini, dipende da come ci poniamo. La cosa bella è che in ogni istante, anche se prima le cose sono andate diverse, si può puntare verso amore, verità e bellezza. E quindi improvvisamente dici no, adesso le cose funzionano, adesso io mi propongo come elemento che funziona. Qualcuno dice, il modo di emozionarci è diverso in ognuno di noi e noi abbiamo bisogno anche di piaceri immediati. Sì, è vero. Questi piaceri immediati li inserisco in una visione a lungo termine. Esempio, se sono stanco, il piacere immediato mi viene dato dal riposo. Quindi mi fermo. Non solo mi fermo, mi addormento. Quindi chiudo i contatti con il mondo perché mi servono quelle ore di riposo, quelle giornate di riposo per potermi dedicare a un obiettivo più grande. Quindi le pause ci stanno, il sorso d'acqua che bevo mentre sto tenendo una chiacchierata così mi serve per poter continuare a chiacchierare, ma certo, quindi abbiamo anche bisogno del piacere immediato. Il punto è, non considero il piacere immediato come il punto d'arrivo. Qualcuno dice, spegniamo la TV spazzatura e facciamo più cultura leggendo. Apre molto la mente e come per miracolo le cose diventano più facili. Sì, perché il bello della lettura è che non ci sono effetti speciali, non ci sono immagini. Quindi tu devi costruire con la mente quello che ti suggerisce il testo e ti alleni a pensare e al tempo stesso io suggerisco anche mettiamo in pratica quello che impariamo, così rendiamo concreto quel sapere, lo rendiamo vivo di nuovo. La televisione invece ci abitua a stare lì ad aspettare, ma la cosa curiosa è che ci propone dei contenuti che non sono costruttivi. Non sono la risposta ai problemi che ci servono. Quindi la televisione potrebbe essere fantastica se diffondesse life coaching, messaggi incoraggianti, istruzioni per far funzionare le cose, spiegasse come si lavora, spiegasse come si va d'accordo con i colleghi di lavoro. Se fosse così sarebbe una fantastica fonte di informazioni. Siccome non è così, non ancora per il momento, cominciamo a far venire in mente a qualcuno che potrebbe essere così. Quindi già il fatto di parlare, di dire questa cosa, la televisione potrebbe essere una sorgente di informazioni costruttive, già questo cambia, cambia, stiamo giocando. Stiamo giocando, non stiamo prendendo seriamente la realtà, il palinsesto televisivo, l'audience, lo share e tutti quei concetti che dicono è gravissimo. Stiamo giocando, stiamo immaginando.
la televisione potrebbe essere bella. Qualcuno dice, chissà, tra qualche secolo. Tra qualche secolo o immediatamente. Perché stiamo facendo televisione, se per televisione intendiamo uno schermo con una faccia che parla. Stiamo giocando a questo, io sono la faccia che parla. E voi siete l'audience in diretta. È una battuta, detto con rispetto, è chiaro. Si può cambiare, si può cambiare. L'importante è concedersi questo. L'importante è avere di fondo il concetto del si può fare, il concetto del si può giocare. Se la prendo come un gioco, pensate ai bambini. I bambini possono giocare un pomeriggio e cambiare diversi giochi, mentre gli adulti vanno al lavoro e non cambiano lavoro durante la giornata, non possono cambiare 7-8 posti di lavoro. Perché? Perché il lavoro è una cosa seria. E i bambini perché cambiano gioco? Beh, perché il gioco non è una cosa seria. Va bene, allora facciamo una cosa non seria, concediamoci ogni tanto di pensare autonomamente. Qualcuno dice, dipende sempre da noi, se non cambiamo prima il nostro modo di pensare non cambia nulla. Bene, è vero. E allora cambiamo, possiamo farlo. Qualcuno domanda, e se non si è sicuri di ciò che si vuole fare? Due risposte. Sperimenta, e sperimentando misuri la cosa. Secondo, o prima, vedi tu, valuta la vitalità. Quindi quando hai delle alternative, domandati qual è l'alternativa più vitale? E allora scegli quella più vitale. Non sai qual è quella più vitale? Mettine in gioco una. Fallo. Io noto un leggero velo di preoccupazione nella domanda se non si è sicuri di ciò che si vuole fare. Fallo. Qualcuno dice non restare prigioniero del tuo passato è stata una lezione, non una sentenza. Esatto, è stata una lezione. Per cambiare il modo di pensare, qualcuno dice, dobbiamo spostarci su altre frequenze. Verissimo. Ricordiamoci questa cosa importantissima. Possiamo spostare il pensiero su altre frequenze. Qualcuno dice manca la leggerezza, ormai sta diventando una cosa seria anche parlare di merendine. Alcuni vogliono farci credere che sia una cosa seria, sì, è vero. E sapendo questo, però, possiamo creare delle situazioni in cui sviluppiamo delle alternative, diamo delle possibilità. Quindi io capisco che diventa serio il discorso anche sulle merendine. Perché effettivamente non c'è qualcun altro che si occupa delle alternative. Ed è il motivo per cui, apro una parentesi, ho fatto questo sito e ho fatto questo canale. Proprio perché mi sono reso conto che manca massicciamente un approccio costruttivo. Manca nel panorama dell'informazione un'informazione formativa. Possiamo spostarci su altre frequenze. Certo, io sto giocando a amore, verità e bellezza. Sto giocando a come la vita quando ti sorride. Voi state giocando con questa bella chiacchierata che viene fuori. Se manca qualche cosa, se manca la comunicazione, e lo sappiamo perché ce ne rendiamo conto, introduciamo la comunicazione. Guardate quanti interventi creativi sono venuti fuori già questa sera con la chiacchierata che ci siamo fatti. Abbiamo iniziato con una difficoltà tecnica e abbiamo trovato modo di crearci uno spazio. Quindi, nonostante la difficoltà, con leggerezza siamo riusciti a partire. Qualcuno dice: ma come si fa a spostarci su altre frequenze? Senti la vitalità, è naturale. Tu senti la voglia di esistere. Che cosa ti fa sentire più vivo? Che cosa ti fa sentire utile, importante per qualcuno? Quale eredità vuoi lasciare al mondo? Qual è il tuo bel messaggio da consegnare al tuo vicino di casa e ai tuoi figli e ai figli che verranno? Quando hai la risposta a queste domande, hai anche la direzione. Qui dici mi sposto lì, faccio questa cosa perché facendo questa cosa realizzo la risposta alle domande, cioè la domanda è una: che cosa ti fa sentire vivo? Che cosa ti consente di restare vivo e coerente? E in questo modo, cominciando a rispondere, trovi anche
il tuo percorso, che è un percorso che, come dice la parola, deve essere percorso, quindi non è una condizione immediata, non è che improvvisamente vieni promosso con un salto nell'iperspazio. Sei tu che costruisci progressivamente il tuo percorso. Qualcuno nota che tu creda di farcela o di non farcela, avrai comunque ragione. Esatto. Se ti concedi di prenderla con leggerezza, come se fosse un gioco, è più facile farcela. Qualcuno domanda, può tornare una passione? Può ritornare? Può tornare, può andare? Succede di tutto su questo pianeta. Ecco perché è così importante darsi una meta, avere dei valori e rispettare quel percorso. È così importante perché veramente dobbiamo indirizzare. Come si fa a farla ritornare? Stai parlando di una tua passione, se è una tua passione ti ritorna, se stai parlando di una passione di qualcuno, se vuoi manipolare qualcuno, non diventare un manipolatore, non puoi costringere qualcuno a cambiare idea. Qualcuno dice, dobbiamo convincere prima il nostro interiore per cambiare, ma anche qua non è che devi convincerti, devi fare esperienza. Se ti devi convincere vuol dire che non ci credi. È un po' come quando dici devo fare la dieta ma non ho voglia e quindi di giorno fai la dieta, poi di notte ti alzi e ti mangi la spaghettata di nascosto. Non funziona così. Non è che ti devi convincere, devi prendere il tuo tempo, analizzare, capire cosa ti conviene fare, che cosa ti mantiene in vita e tutto fluisce. Perché quello che sto proponendo non è un convinzione, non è uno stare lì con l'obbligo, è la possibilità, è un privilegio, è poter giocare. Non è che devi giocare, è il calciatore professionista che considera il gioco del calcio una cosa molto seria, che deve segnare gol e non si scherza e si arrabbiano in tanti se lui non segna il gol. Quello che sto dicendo io è gioca, vivi con leggerezza, in modo da poter metterti in armonia. Quando sei in armonia, ciò che tu sei corrisponde a ciò che tu fai, i risultati che derivano sono coerenti con la tua essenza, quindi non c'è il devo fare una cosa che mi pesa. Come agire nei periodi più stressanti? Utilizzando ciò che hai imparato nei periodi meno stressanti. Quindi l'allenamento ti serve proprio per gestire, per affrontare i momenti difficili. Qualcuno dice, penso che sia un percorso difficile ma non impossibile. Basta volerlo perché volere è potere. Quando tu vuoi farlo, sì. Il cambiamento inizia con la tua decisione di volerlo fare. Quando tu dici sì, è possibile, sì, sarà lunga la strada, ma nonostante questo io ce la faccio, allora lì è iniziato il cambiamento. Qualcuno dice, le nostre convinzioni sono radicate, tutto ci sembra impossibile. Eh sì, questa è una riflessione che ciascuno deve fare. A quale sistema di riferimento sto credendo? Sto prendendo la vita molto seriamente perché è una cosa drammatica o mi concedo di vedere altri punti di vista? Posso scegliere i miei pensieri? Sì, puoi scegliere i tuoi pensieri, quindi questa è una scelta, è una decisione, è una scoperta a cui ciascuno di noi deve arrivare individualmente. Abbiamo la possibilità di scambiarci delle indicazioni, come dicevo prima, abbiamo ereditato circa 5.000 anni di storia documentata dove ci sono dei pensatori che ci hanno già dato delle indicazioni molto utili per poter venire fuori dai problemi. E allora usiamo queste possibilità, anziché pensare che esista solo una versione ufficiale drammatica, pensiamo che può esistere anche una versione non drammatica. Possiamo cambiare le condizioni, un passo alla volta. E qualcuno dice, domina la tua mente, di solito è lei che ti frega, non gli altri. E la tua mente è uno strumento che ti fa da interfaccia, ti fa capire come tu sei in rapporto con il mondo, ti fa immaginare, tu puoi scegliere che cosa pensi. Questo sì.
Qualcuno dice, una mia passione per la musica mi hanno demotivato, certe cose non ho più il fuoco dentro e non so come farlo ritornare. Mi sentivo benissimo, ma ora sembra una fatica anche suonare un'ora. Come fare? Scopri perché vuoi suonare. Quindi non è il suonare per suonare, non è tenere in mano lo strumento per un'ora. Dove vuoi arrivare? Qual è la meta? Questa è la risposta. Quando ti è chiara la meta, quando ti è chiaro il tuo pubblico per cui suoni, allora hai la possibilità di creare in te la voglia. Quando ti diventa evidente il tuo messaggio, sai perché suoni. Quindi può esserci stato un periodo in cui ti sei messo in difficoltà, in crisi, ti sono venuti dubbi e questo va bene, questo rafforza la tua motivazione. Nei momenti difficili ricordiamo sempre la meta. Dove voglio arrivare? Adesso piove, d'accordo, quindi rimando il viaggio, ma è un viaggio importante. Oppure, se è così importante, prendo l'ombrello, infilo gli stivali di gomma ed esco lo stesso. Perché? Per la pioggia? Ma no, per la meta, perché la meta è importante. Qualcuno dice, possiamo usare una tecnica capace di aiutarci, ciò che ci frega è l'inconscio. Dipende da te. Se tu vuoi credere a certe informazioni, quelle informazioni saranno vere per te. Qualcuno l'ha già detto, che tu ci creda oppure no, comunque vada, succede quello che tu credi. Qualcuno dice, io penso che se il tuo domani sarà uguale a ieri, avrai vissuto un solo giorno. È vero, è una bella frase. E invece abbiamo la possibilità di creare tante giornate differenti. L'ambiente non ci accoglie, dobbiamo noi darci delle regole, siamo noi che dobbiamo tirare fuori il bello, è la responsabilità che ha ognuno di noi, a maggior ragione se sei sensibile, se ti dedichi alle arti, è difficile in un ambiente materialista credere in questo, ma tu prendila come un allenamento, quindi ti stai allenando per scoprire ancora più nettamente la vocazione in te. Ok, e vediamo l'indicazione numero 10, mettiti al servizio della vita che migliora la società. E qui rispondiamo anche alla considerazione sul perché dovrei continuare a credere nella mia passione. Qualcuno dice ho difficoltà a credere nella musica che prima invece era la mia ragione di vita. Mettiti al servizio della vita, quindi metti la musica al servizio di una causa superiore. La musica non è un tuo intrattenimento, non è un tuo divertimento o un modo per andare alle feste e essere apprezzato da chi è alla festa. Mettiti al servizio, usa ciò che tu sai fare per una causa superiore e in questo modo dai una prospettiva a tutta la tua esistenza. E anche questa è una cosa piuttosto rivoluzionaria per l'ambiente in cui siamo. Perché l'ambiente in cui siamo propone una sola chiave di lettura, ma ci sono invece tante chiavi di lettura perché siamo tante persone, ognuno di noi ha il suo apporto, ha il suo livello di entusiasmo, di coinvolgimento e ci piace comunicare, scoprirci, quindi questo permette di creare una società colorata, ricca e creativa. Qualcuno dice, si dice che la vita porta con sé il colore che gli vuoi dare. È vero. Quindi pensa quanti colori ci sono. Si dice che l'occhio umano ne riconosca più di 1 milione. E allora soltanto questo dato ti può essere di conforto. Qualcuno domanda, si nasce paurosi o si può diventare coraggiosi? Si può cambiare, sicuramente. Puoi riconoscere che in un certo ambiente hai ricevuto delle informazioni e allora sei arrivato a certe conclusioni. Poi, analizzando la base da cui sei partito, ti rendi conto che non è più così. Quando eri bambino ti dicevano che dovevi fare certe cose, le facevi e stavi bene. Poi sei cresciuto e hai capito che sono altre le cose che ti fanno stare bene. Te l'ho detto, non tutti sappiamo le risposte e quindi ci diamo delle indicazioni frammentarie. Cosa è giusto? È giusto ciò che funziona. Come fai a saperlo? Verifica. È la premessa che facevo all'inizio. Verifica perché dipende da te.
cambiare, rimanere uguale. Qualcuno dice, invece di avere paura di cambiare, abbi paura di rimanere uguale. Dipende dalle situazioni. Domandati che cosa è vitale. Se io nasco in una situazione conflittuale, faccio bene a cambiare. Se nasco in una situazione pacifica, faccio bene a rimanere uguale. Dipende dal contesto, dipende da tante variabili, dipende dal mio raggio d'azione. Dicevo all'inizio, non cerchiamo una risposta unica, cerchiamo invece di essere capaci di rispondere. Man mano che cambiano le situazioni, troviamo le soluzioni che si rivelano più vitali in quelle situazioni. Questi sono i concetti. Bene. Vi ho passato 10 indicazioni pratiche, che sono delle indicazioni che possono servire per operare. Questo può essere già una manciata di indicazioni che aiuta a gestire la propria esistenza. Bene, qualcuno va? Perfetto. Il discorso è ancora lungo. Però non possiamo stare qua tutta la sera. E allora che cosa ho fatto? Ho deciso di approfondire questi discorsi in un corso. È un corso che non è per tutti, è soltanto per chi è interessato a questi argomenti, ovviamente. Per cui ho creato un corso che si intitola come questo webinar: La vita è un gioco che puoi vincere, e si trova a questo indirizzo, molto molto semplicemente. Ho preso in considerazione gli sviluppi di quelle che sono le tematiche che abbiamo trattato questa sera. Innanzitutto propongo altre 10 indicazioni che aiutano a trovare le regole del gioco della vita. Il mio consiglio è sempre quello di inventare delle indicazioni che possono portare a una comprensione più estesa e metterle in pratica. Poi c'è da capire come ci si comporta in mezzo a persone che non hanno regole etiche, come ci si libera dai condizionamenti che confondono il gioco nella vita, perché tu puoi avere tutte le buone intenzioni, poi ti trovi con persone che non hanno il tuo stesso punto di vista, come si concilia la spontaneità dell'essere con le regole necessarie per vivere. Questo è un altro tema che dobbiamo considerare e approfondire perché da una parte vogliamo essere noi stessi, dall'altra però dobbiamo darci delle regole. Sembra una contraddizione e questa contraddizione va risolta. C'è anche da capire che cosa rappresenta il dolore nell'esperienza umana, perché è stata una costante e lo è ancora. E anche se non ci voglio pensare, vado contro lo spigolo del tavolo e mi fa male. Quale vantaggio dà il fatto di conoscere le regole del gioco della vita, di conoscerle oppure di assegnarsi? Questo è un altro tema da esplorare. Qual è la regola più importante di tutte? Perché man mano che aumenta il confronto con le persone, viene anche da domandarsi questo. E se non capisci l'importanza di questi argomenti, allora il gioco della vita te lo spiegherà. L'ho detto prima. Concediamoci di avere la mente aperta, perché così facciamo esperienza. Se vuoi andare subito al punto e iniziare oggi la tua formazione, il mio consiglio è approfondisci questi argomenti, quindi scarica questo corso. In questo webinar ho introdotto il discorso che approfondisco poi nel corso vero e proprio. Infatti trovi video, trovi audio, PDF, una serie di esercizi che riprendono ed espandono quanto abbiamo detto qui. Si intitola La vita è un gioco che puoi vincere e ti permette di essere te stesso nonostante il caos che c'è dentro di te, a volte e attorno a te. Impara a usare le regole per vivere. Questo è il messaggio. Puoi crearti una vita che funziona e il momento per iniziare è adesso. Il momento in cui tu ti senti ben disposto è il momento per fare le cose giuste, le cose che ti permettono di procedere serenamente. Il consiglio è la serenità di fondo, quindi abbiamo già abbastanza complicazioni, vediamo di rendere più accogliente il nostro ambiente. Se non ci sono altre domande, io vi saluto
Vi ringrazio per la partecipazione, per il contributo di idee, perché è stato molto, molto vivace. Si è arricchito il palinsesto che avevo preparato. La registrazione sarà disponibile, quindi sarà possibile riascoltare tutto questo e ci aggiorniamo. Grazie, ciao, alla prossima.